Lunedì mattina, verso le 9:30, due malviventi camuffati da tecnici idraulici, con tanto di tuta blu da lavoro e cassetta degli attrezzi, hanno bussato alla porta di un povero anziano in zona Filanda Nuova. La scusa è stata quella di dover effettuare dei controlli sul livello di potabilità dell'acqua. Il povero anziano, ignaro delle intenzioni dei due furfanti, gli aprì la porta. Ne entra solo uno però, l'altro rimane fuori in attesa di un cenno del compare. Una volta dentro, il primo finge di iniziare i controlli e premurosamente chiede all'anziano se in casa ci fossero preziosi o denaro perché i prodotti chimici che avrebbero utilizzato potevano danneggiarli. Alla risposta affermativa del nonnino, il malintenzionato invita a mettere tutti gli averi all'interno del frigorifero che avrebbe fatto da schermo agli agenti chimici. Il povero malcapitato esegue gli ordini e porta tutti i suoi averi con valore pari a circa 30.000 euro nel frigorifero posto in cucina, per poi essere allontanato con una scusa dal locale in questione. A quel punto il complice entra di soppiatto nella casa e porta via tutto il malloppo riposto con cura nell'elettrodomestico. Dopodiché i due, con una scusa, salutano il vecchietto e vanno via, ma il suo rientro in casa, l'amara sorpresa. La denuncia è stata presentata ai carabinieri e le forze dell'ordine non smettono di raccomandarsi con anziani e parenti di prestare la massima attenzione e non fare entrare nessuno in casa, piuttosto di chiamare sempre i numeri di emergenza 112 e 113. Francesca Diletta per Faenza Web TV.